luminarie lampeggiano, fiocchi di neve fresca stanno cadendo, che freddo fa. Sandra, uscita in fretta, senza cappotto, si gelerà. Solo un maglione grigio, dolce vita, la scalderà. In tutti i vicoli del centro ci sta un'enoteca, tutti i giorni di pomeriggio lo spiazzo diventa discoteca. Il mercatino vende giocattoli, dolci di gomma e popcorn. Giulia ha un look diverso, un foulard bianco che crede glamour. Vorrebbe lavorare nel marketing, decorare oggetti di plexiglass, aprire un negozio di pentole, chiudere ferite come scatole, scrivere una rivista satirica insieme a una combriccola comica, nascondersi nel giardino di Michelle. In tutti i portici giorno del patrono l'aperitivo è gratis, Alice sta aspettando da una settimana il Black Friday di The Zenith. Dietro casa di Luca, dall'altro capo del rione, Laura su monopattino corre da Marco alla fermata del tram. Un nigeriano cuoce calda arrosto e una fisarmonica fa eco in galleria. Il mimo sta facendo una pausa e il giornalaio se n'è andato via. Le macchine con motore a scoppio resteranno interdette nel weekend e Giulia si nasconde nel giardino di Michelle. Tutti i posti lungo il fiume si sono occupati, tutti i gabbiani su comignoli accesi restano appollaiati. Tutti noi e tutti voi siamo indaffarati a sbrigare, ultimare, siamo condannati.